Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Mr. Clodark e oggi sono qui per parlarvi della conferenza EA del Gamescom di Colonia 2015. Il tutto è iniziato con Need for Speed, a proposito del quale è stato annunciato un progetto per costruire una Porsche 911 sul sito dell'EA, oltre alla possibilità di partecipare a un concorso che si concluderà nel dicembre a Las Vegas. Il tutto si è poi concluso mostrando un trailer di gioco in cui veniva evidenziato come si potranno seguire i consigli di 5 diversi personaggi reali, tra cui Ken Block. Si passa poi a Mirror's Edge con relativo trailer pre-alpha in cui è stato mostrato il nuovo moveset di Faith, impegnata nel tentativo di infiltrarsi all'interno di un edificio di ricerca per poi trovarsi inseguita da un gruppo di agenti segreti. L'uscita del titolo è fissata per il 25 dicembre 2016. Annuncio di servizio per Star Wars Knight of the Fallen Empire, in quanto chi lo prenoterà avrà diritto a un personaggio gratuito. Annunci anche per The Sims 4, in quanto a novembre arriverà il The Sims 4 Get Together Expansion Pack, che comprenderà nuovi scenari come discoteche ed eventi tra Sims, oltre a una nuova location europea. Passiamo oltre con Plants vs Zombie Garden Warfare 2, dove sono state mostrate nuove classi come la pannocchia, l'arancia e la rosa. Inoltre sarà anche presente un mega robot ispirato a Mass Effect, disponibile per chi preordinerà il gioco in uscita nella primavera 2016. Nuovo gameplay per Unravel, dove tra le nuove meccaniche di gioco troviamo la capacità di utilizzare un filo di lana per portare a termine alcune delle azioni di gioco. Da sottolineare inoltre anche un'ambientazione dinamica che inciderà sul proseguo del livello. Modalità multiplayer per un massimo di 20 giocatori con Star Wars Battlefront, modalità sicuramente caotica e vivace in grado di ravvivare il freddo spazio. Infine, chiusura di conferenza con FIFA 16 con la nuova modalità Foot Draft, dove utilizzeremo squadre costruite scegliendo giocatori casuali. Bene ragazzi, il video si conclude qui, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e noi ci vediamo nel prossimo video.